Un saluto a tutti, sono Oliver. Oggi vi porto un video che rivela completamente la frode della NASA. Si tratta di un video del 1983 della missione STA-8 dello Space Shuttle della NASA, la terza missione del Challenger. Come si vede, il video originale è abbastanza dislike di persone che si sono rese conto di questa evidente frode che vedremo proseguendo. Come sempre, mostrano il razzo che decolla per qualche secondo in aria e poi tagliano la registrazione. Non si vede mai il razzo uscire dalla Terra per entrare nello spazio. Questo momento non è mai stato catturato, evidentemente perché i razzi non escono mai dalla Terra ma finiscono solo nel mare. Qui si vede la navicella che presumibilmente si trova già nello spazio ed ora arriva il momento più importante. Fate attenzione alla destra della navicella. You can see, as I said, that was basically our arrangement. Our Dan sat in the pilot seat during this operation, sort of monitoring the motion of the vehicle, making sure that it was steady and that there were very few vibrations of any sort. Here's a picture of the INSAT actually being deployed from the spacecraft. You can see that the deploy went very smoothly. At the moment of deploy, there was a large thump, and as I said, the Come abbiamo potuto vedere, era la testa di una persona a fianco della navicella che presumibilmente si trovava nello spazio. Evidentemente la navicella non era altro che un modellino ed hanno girato tutto in uno studio. Inoltre mi è sembrata abbastanza sospetta questa scena finale dove si vede la navicella che si suppone ritorni dallo spazio. È più simile ad un modellino ed anche il commentatore osa scherzare su Hollywood. È molto buona la qualità dove si vedono i vari congegni e si riesce a vedere la parte nera dei carrelli con le gomme, delle ruote. E noi sfidiamo Hollywood con una scena uguale. Alla fine ci mostrano sempre la presunta navicella che atterra, che non è altro che un aereo che è stato decorato. Senza menzionare la quantità di persone che si è resa conto di questa frode, come si vede dai commenti. Questo dice, osservate al minuto 3 e 28 a destra della presunta navicella, la NASA mente fin dall'inizio. E quest'altro dice, cos'è quella testa gigante che appare al minuto 3 e 30? Sembra qualcuno che sta aggiustando un modellino. Voglio scrivere anch'io un commento qui per unirmi alle persone che si sono rese conto di questa frode governativa. Se siete nuovi del canale iscrivetevi che seguiranno altre frodi della NASA. E come sempre grazie a tutti per essere qui e al prossimo video, come sempre.